Oggi parliamo di guanti. Adesso li devo raccogliere tutti. Spero ne sia valsa la pena. Cioè, guarda quanti stacchi di guanti. Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati nella prima grande recensione di questo 2022. Partiamo col botto parlando di guanti. Come sapete sono un grandissimo fan di guanti Mechanics e oggi recensiremo una vastissima, lunghissima gamma di guanti Mechanics e vi daremo dei consigli su come andare ad acquistare i vostri primi guanti Mechanics e su quali sono le differenze tra i vari tipi di modelli. Detto ciò, vi invito a cliccare la campanellina, a cliccare like sul video, a lasciare un commento pieno di energia, sigla che poi partiamo. Una cosa che adoro dei guanti Mechanics è la vastità di modelli e di taglie che sono disponibili. Infatti, se per i modelli ce n'è una quantità industriale che non starò a coprire, perché ci vorrebbe un video da un'ora per andare ad analizzare tutti i guanti Mechanics usciti e disponibili sul mercato, le taglie invece sono sicuramente minori ma perfette, in modo tale da andarsi ad adattare alle mani di chiunque. Vanno infatti dalla S fino all'XXL. Se indossate la XXL probabilmente siete il GGG, perché come fate a mettervi dei guanti di quella dimensione, quindi o siete Shaquille O'Neal oppure fatevi controllare. Piccola storia della Mechanics con qualche chicca che probabilmente anche i più appassionati non conoscono. Mechanics nasce come un'azienda americana produttrice di guanti da lavoro, quindi usati principalmente dai meccanici. La loro però resistenza e qualità ha portato il loro utilizzo anche nell'esercito statunitense, ovviamente, per poi andare in tutto il mondo, insomma. In poche parole, l'esercito statunitense ha riconosciuto la qualità di questi guanti e ha detto: sai cosa? Li voglio tutti, dammeli tutti. E ne ha prodotti quattro modelli principali che io ho qui in mano nei quattro colori principali. Il primo e uno di quelli che personalmente preferisco sono i Fast Fit. In questo caso il colore è un bellissimo multicam. Sono molto leggeri, molto comodi e molto resistenti. Permettono anche di impugnare l'arma in maniera comoda e hanno tutta una serie di buchini super carini che permettono di far respirare le mani e non creare una piscina di sudore all'interno. Sono molto comodi e, come suggerisce il nome Fast Fit, sono facili da mettere e togliere. E ovviamente sono anche fatti in modo da essere molto leggeri, per dare la massima sensibilità alle mani, in modo tale da poter trovare e afferrare le cose senza doversi cavar via il guanto. Per evitare di dirvelo dopo, ovviamente più la sensibilità si alza, più la protezione del guanto è minore, perché più il guanto è spesso e duro, più ovviamente noi sentiremo meno, quindi bisogna poi andare a decidere. Chiaramente, se siete un grugno, vi consiglio gli Impact 3 e non i Fast Fit. Andando avanti troviamo poi The Original, Original Taste. Original Taste. Ovvero quel modello di Mechanics che più o meno tutti quanti hanno avuto per le mani almeno una volta. Questo è il modello in mezzo, ok? Non siamo già su un Impact che è molto duro e molto grosso e non siamo nemmeno su un Fast Fit veramente molto leggero. Io li ho usati per tantissimo tempo, è stato il mio primo guanto da Sofitair. Li trovo fenomenali, soprattutto se dovete cominciare, perché sono veramente comodi ed è il giusto connubio. Si dice connubio o connubio? Me lo scrivete, perché continuo anche nel 2022 a non sapere come si dice correttamente. Tra protezione e sensibilità, in quanto noi nel software soprattutto abbiamo spesso bisogno di prendere su dei ninnoli, dei cazzilli, operare il fucile o trovare quella determinata cosa nella broadband pouch o in un'altra tasca. Questi sono veramente ottimi, devo dire. Sono ovviamente disponibili però in 8000 colori diversi, anche in RAL 8000 probabilmente, e questo comunque è il modello TAN. Tutti i colori verranno mostrati successivamente all'interno del video. Due modelli quindi sono molto leggeri, mentre gli altri due di cui vi parlerò adesso, che ripeto sono modelli utilizzati dall'esercito, sono invece belli arrabbiati. Riduciamo un pochino la sensibilità in favore di una protezione maggiore. Primo modello sono gli Impact. Anche questo è un modello classico che troviamo spesso utilizzato all'interno del mondo del software e spesso utilizzato anche dalle forze speciali. Questo modello in particolare ha degli inserti in silicone nella parte del dorso della mano e soprattutto sulle nocche e sulle dita, in modo tale che se tirate un pugno a qualcosa, volete rompere magari un vetro, volete sfondare le cose e ci dissociamo da qualunque utilizzo di questi guanti inerente al fare male al prossimo, ci dissociamo, vengono molto
molto molto comodi, anche se ci vogliamo appoggiare per esempio un attimo al resto, risultano un pochino più duri, compresa anche ovviamente la parte interna del guanto, che come potete vedere ha dei rinforzi in pelle. Troviamo anche queste tacche stampate sul pollice e sull'indice, in modo tale da poter premere e andare ad operare i tasti, soprattutto quello dell'indice per il grilletto, in maniera comoda e soprattutto funzionale. Come già detto, è uno dei guanti più venduti, più vissuti e più utilizzati, e visto che questo video è anche una guida alla scelta del Mechanics corretto, questo è il modello insieme all'Original Original Taste che vi consiglio se avete appena cominciato, soprattutto perché i pallini sulle mani fanno molto male. Lo sapete già, non vi posso far vedere la foto perché sennò mi bannano il video, e a me hanno trivellato le mani e sembravo il Dottor Strange ai tempi d'oro. Quindi mettetevi guanti. Siamo come quelli che vendono l'assicurazione per la casa facendo leva sul fatto che ti ci danno fuoco, ti entrano i ladri. Lasceresti mai che i ladri rapiscano tua figlia? Sì, se sei il protagonista di Taken. Io non so chi siete. A un certo punto uno comincia a pensare che non sia un gran padre. Concludendo i quattro modelli dell'esercito, troviamo ovviamente l'Impact 3. Impact. Ovvero questo modello che è ancora più arrabbiato dell'altro, specialmente sulle nocche. Troviamo infatti delle bellissime nocche rinforzate che vengono, come potete vedere, ben in fuori, che vanno ad attutire il colpo che il nostro pugno potrebbe avere su oggetti inanimati. Ovvero, se abbiamo l'arma in mano, per esempio, e strisciamo contro un muro, non ci andiamo ovviamente a sgraffignare tutta la mano, e in tutte quelle situazioni in cui comunque dobbiamo andare a proteggere le nostre mani da urti contro oggetti. Secondo te vale se tiro un pugno a uno e dico che è la sua faccia che ha colpito molto forte il mio pugno? In questo caso non troviamo delle nocche in silicone, ma troviamo delle nocche in gomma, non in Kevlar come le vecchie versioni, proprio perché l'obiettivo di questo guanto non è offendere, ma è fare i complimenti. Non troviamo ovviamente i rinforzi delle dita, come potete vedere, in gomma lunghe, sono però imbottite ed è molto morbidino e carino, quindi va comunque a proteggere estremamente bene le dita dell'operatore. E all'interno troviamo ancora più di queste bellissime scanalature in gomma che aumentano il grip che abbiamo sia con l'arma che con determinati oggetti che dobbiamo raccogliere. Le troviamo anche su tutte le punte delle dita e ovviamente sul pollice, nonché sulla parte alta del palmo. Modello anche questo molto interessante, che ha tutta una serie di utilità all'interno del mondo del software e che mi sento comunque di consigliare. Forse è un pochino più particolare rispetto agli altri, ma è comunque estremamente utile ed estremamente pratico. Abbiamo ovviamente parlato di tutte le caratteristiche principali che hanno i grandi quattro guanti della Mechanics all'interno del nostro mondo del software. Ovviamente vi ho spiegato come possono entrare, ma non abbiamo detto la parte più importante, o perlomeno l'abbiamo solamente accennata. Uno dei lati più forti che personalmente adoro della serie guanti Mechanics è la possibilità di trovare i guanti di qualunque tipo. Ve l'ho fatto vedere, ve lo rifarò vedere a breve quando faremo l'ennesima recensione a sto giro però di una stanza delle armi che finalmente ha trovato la sua posizione all'interno del mondo delle stanze delle armi. Ci sono veramente 8000 varianti diverse all'interno del parco prodotti Mechanics. Io adesso procederò a farvene vedere alcuni, non mi venite a dire non hai fatto vedere quel modello. Io vi farò vedere solamente alcuni dei modelli, tra quelli che io ovviamente preferisco. Se ci sono dei modelli particolari che non avete visto e volete linkarli qua sotto, possiamo stare tutti lì a disquisire su quanto siano belli. Cominciamo. Partiamo parlando dei guanti climatici, come li chiamo io, ovvero quel tipo, quella serie di guanto che si adatta a determinati tipi di periodi, che sia estate o inverno. In questo caso troviamo il Vent, che è il modello estivo, come suggerisce il nome, che è quello più traspirante che c'è. Come vedete, sui palmi del guanto ci sono tantissimi piccoli buchini che fanno in modo che le mani traspirino. Per uno spessore di 0,5 mm vi permette veramente di tenere le mani al fresco e allo stesso tempo un minimo protette e fare anche una figura veramente molto interessante in campo anche quando ci sono 30 gradi d'estate. Sono veramente molto leggeri, mi è capitato più volte di dover giocare d'estate con degli Impact e diciamo che il guanto sapeva di muschio dopo, quindi sono molto comodi se ci dovete giocare d'estate. Chiaro che per l'ambito soft air, anche se non hanno tutte quelle funzioni di ultra
ultra protezione della mano o di grip aumentato delle dita vanno estremamente bene lo stesso, sono una versione original alleggerita. Parlando del modello estivo, ovviamente non si può non parlare anche del modello invernale, ovvero il Fastfit Insulated. Questo guanto è ovviamente molto più spesso rispetto al guanto original che useremo come base di comparazione, sono veramente molto caldi, sono ovviamente imbottiti, anche la forma del collo del guanto come potete vedere è molto diversa. Abbiamo la possibilità di inserirli, come vedete va a coprire un pochino di più la parte del polso e il resto e fa in modo che il calore rimanga all'interno. La comodità rimane, sono comunque dei guanti veramente comodi perché la Mechanics sa il fatto suo per quanto riguarda i guanti, sono caldi e soprattutto hanno quei loghini Mechanics che ormai siamo abituati a vedere, che personalmente trovo essere veramente molto sexy, quasi quanto il mio nuovo taglio di capelli. Un piccolo bonus che volevo mettere qui dentro è il modello Pursuit D5, Pursuit D5, Pursuit Cut Resistant. Cosa significa? Che sono antitaglio, diventano estremamente utili se fate ovviamente i poliziotti, guardie giurate, lavorate in ambienti in cui ci si può, c'è il rischio di tagliarsi, magari prendere contro qualcosa, se vi piace andare in ambienti abbandonati, mi verrebbe da dire, oppure se siete per esempio in Croce Rossa e vi capita di dover operare sulla strada e ci possono essere dei vetri rotti. Molto molto comodi, adoro il fatto che siano antitaglio e adoro il fatto che si possa trovare un modello di Mechanics adatto a qualunque evenienza. Terminiamo con gli ultimi quattro guanti dell'Ave Maria, che sono personalmente tra i miei preferiti e rientrano nell'ambito di quei guanti per show off. Come dico io, vi sarà apparsa la descrizione di show off perché uso un sacco di termini inglesi perché non so più parlare italiano ormai. Sono molto interessanti, sono molto piacevoli, sono i Mechanics original con le scritte bianche, cioè il modello ovviamente rosso con le scritte bianche e nero con le scritte bianche. Li vedete, li conoscete, li adorate, sapete che ce li ho anch'io, li rivedrete a breve per lo speciale dei 20K, non dico altro. Sono veramente molto belli personalmente, sono chiaramente dei guanti non pensati più di tanto per un utilizzo del software, anche perché come potete vedere sono molto belline, si vanno ovviamente un pochino a rovinare, io li ho sempre usati lo stesso, mi diverto tantissimo sia per andare fuori che per mettermeli a giocare. Io sono matto? Forse. E voi? Fatevi due domande, ragazzi. Ultimi due guanti di questo incredibile video, prima un classic molto particolare, questo è un The Original, questo Multicam Black, veramente molto carino, e sono ovviamente degli Original, quindi li potete utilizzare in tutta una serie di contesti, allora non frega niente, voi li indossate e siete dei gran fighi. Molto particolare anche perché il Multicam Black non è così sponsorizzato, non si vede così spesso, mi piacciono veramente tanto. In conclusione, non potevamo che concludere con la versione 30 anni Mechanics, una versione speciale, la versione Carbon Black, speciale per i 30 anni di Mechanics. Questo guanto è veramente molto fico, sembra quasi da guida con queste scanalature o se andate in moto e il resto, sono veramente molto belli, ma la parte più figa è ovviamente il palmo delle mani, dove ritroviamo il pattern Mechanics scritto in una gomma che aiuta a mantenere un grip bello saldo con la mano. Sono veramente stupendi, ragazzi, io personalmente questo modello è talmente particolare, talmente bello, che è incredibile. Tra l'altro sul bordino qua trovate anche proprio 30 years of Mechanics. Bene, questo video è durato anche troppo, spero di avervi fatto conoscere dei modelli Mechanics che non conoscevate. Scrivetemi nei commenti quante volte ho detto Mechanics in questo video. Mechanics, 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 Mechanics. Se avete domande, dubbi, perplessità, ci sono i commenti, siamo pronti a rispondervi e sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, se avete dubbi, domande, perplessità, siamo lì pronti a rispondervi. Vi ricordo quindi di andare a controllare il link in descrizione per tutti questi stupendi guanti, controllare i nostri Instagram e venirci a seguire perché pubblichiamo una marea di contenuto anche su Instagram, e di iscrivervi, mettere like e commentare, ci dà una mano a crescere e supportare questo nostro piccolo grande canale. Grazie a tutti, ragazzi, e qui da Red è tutto. Stay angry. Clip finale, battuta finale per cominciare l'anno nuovo.